Un progetto ideato e messo a disposizione delle donne colpite da tumore. Allo Sheraton di Catania si è tenuto un incontro per parlare della Breast Unit, un trattamento multidisciplinare per le donne sottoposte a cure oncologiche. L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra professionisti con diverse competenze e mette a disposizione delle pazienti un percorso completo da intraprendere con il vasto supporto medico necessario per poter affrontare le difficoltà della malattia. È stato provato, infatti, che chi adotta questo approccio potrebbe avere il 18% in più di possibilità di guarigione. Il team multidisciplinare oggi è esattamente questo che noi rappresentiamo, è il momento del meeting multidisciplinare in cui le varie figure si incontrano, quindi il chirurgo, il radiologo, l'anatomopatologo, il radioterapista, l'oncologo medico, lo psicologo, il chirurgo plastico, la fisiatra, l'infermiera dedicata, di senologia dedicata. Sono tutte figure importanti che discutono, e oggi mostreremo alle nostre donne cosa avviene, discutono quello che sarà il loro futuro, il loro destino, ovvero il caso per caso vengono discussi i vari punti relativi alla diagnosi, ai momenti della terapia successiva. Il meeting multidisciplinare, pertanto, avviene 2 volte, al momento, ovvero 2 volte per ogni paziente. Prima, al momento della diagnosi, quando viene discusso quello che sarà il trattamento, e immediatamente dopo l'intervento chirurgico o dopo il trattamento medico, qualora quella donna dovesse fare la chemioterapia neoadiuvante, ovvero la chemioterapia fatta prima dell'intervento chirurgico, vengono discussi alla luce dei risultati, quindi risultati istologici, anatomopatologici, quelle che possono essere le vie di trattamento successivo, ovvero l'oncologia medica, la chemioterapia, la radioterapia, l'ormonoterapia, ma anche quei supporti psicologici o fisiatrici delle quali della donna ha bisogno. C'è un'importante pubblicazione di un gruppo scozzese che ha fatto uno studio su oltre 13.000 donne, e queste 13.000 donne erano state trattate all'interno di un centro, di una breast unit, quindi nella quale insisteva il gruppo multidisciplinare, e queste donne, a confronto di altre che non vengono trattate all'interno di centri dedicati, hanno un 18% in più di possibilità di sopravvivenza, quindi di superare brillantemente la loro malattia. Aiutare ad affrontare il dolore cambiando il proprio stile di vita è quello che propone l'associazione Il Filo della Vita, che in occasione dell'incontro ha allestito un banchetto per la vendita di colombe artigianali e uova di Pasqua. Il ricavato servirà a finanziare i numerosi progetti che l'associazione sta portando avanti da anni. La Breast Unit è una conquista per le donne, perché appunto sapere di essere seguiti in un centro multidisciplinare da un'equipe che si occupa di te, che ti porta per mano durante i controlli, è qualcosa di veramente importante. Sapete benissimo dagli studi che chi si fa curare in un centro multidisciplinare ha una riuscita sulla malattia del 18% in più, quindi significa aumentare sicuramente la qualità della vita, aumentare sicuramente la guarigione, per cui l'associazione Filo della Vita c'è, noi siamo al servizio delle donne, con le donne, grazie al nostro team multidisciplinare, al comitato scientifico che è all'interno dell'associazione, di cui il dottore Caruso è il promotore del comitato e quindi il direttore scientifico, siamo riusciti a creare anche giornate di informazione come quella di oggi affinché le donne sappiano dove curarsi e come curarsi. Quello che facciamo noi è comunicare la prevenzione e quindi già cerchiamo di prevenire il tutto, però seguiamo la donna nel momento in cui tu hai una diagnosi di cancro, e sappiamo che una diagnosi di cancro è una tegola che ti cade in testa per tutto. Io stessa sono stata operata 5 anni fa e ne sono uscita brillantemente grazie a bravi medici che mi hanno curato. Avere una diagnosi è una cosa che ti segna, quindi la donna va seguita sotto il profilo
profilo psicologico, sotto il profilo di avere tante persone vicine. Io dico sempre, I'm not alone, non dobbiamo essere sole nella malattia. Quindi il fatto che la donna non si senta sola nel momento in cui ha questa comunicazione già è molto importante. Infatti noi abbiamo creato a Catania una casetta vicino ad Humanitas. In questa casetta le donne si incontrano e fanno di tutto, c'è un laboratorio creativo. L'altra sera abbiamo avuto la grande scrittrice Terranno, che ha iniziato un progetto Scrivere per guarire, perché crediamo che anche la scrittura sia terapeutica in questa, nella malattia, e tante altre cose.